Inedita trasferta per le Mura Spring, che dopo un vertide torna in Umbria per assaggiare il parquet della Pink Terni. La squadra di Ferretti va a caccia del pokerissimo, ovvero della quinta vittoria consecutiva, che la manterrebbe virtualmente ai vertici del campionato di Serie B. La sensazione però è che non sarà affatto semplice, e i timori diventano realtà perché le padrone di casa partono meglio, sfoderando grinta e velocità che non permette a Michelotti e compagni di ragionare in fase di possesso. Le Ternane si portano avanti e chiudono il primo quarto, punteggio molto basso sul 13-9. In tale frangente una sontuosa Titta Maffei tiene a galla le Spring. Alla fine sarà la top scorer biancorossa con 16 punti a referto. Gara equilibrata, come testimonia il 23-25 stampato sul tabellone con cui si va a riposo. A rientro dall'intervallo lungo, coach Ferretti abbassa il quintetto, mettendo Maffei come 4, adeguando la squadra alla dinamicità delle avversarie, ma con più qualità complessiva. Michelotti e Maffei sugli scudi, mentre dall'altra parte Vapne a ricucire con una tripla, ma l'inerzia ormai delle Spring, con Maffei e Capodagli che impongono la loro tecnica, facendo girare il tabellone fino al 28-37 di fine periodo. Ultimo quarto con le padrone di casa che tentano inizialmente di contenere lo svantaggio in cifra singola, ma la tripla di Dianda dà il via all'allungo decisivo che fa chiudere l'incontro sul 35-52. Neppure il tempo di godersi la quinta vittoria consecutiva che incombe il prossimo impegno, martedì sera ore 21:15 recupero del Palatagliate contro la CMB Valdarno. Poi sabato 16 novembre ore 18:45 arriverà la fortissima Nico Basket in un derby che ci dirà quale potrà essere il vero ruolo delle Spring.